La Calabria in difficoltà e la magistratura in affanno fanno da filo conduttore al libro di Adriana Toman dal titolo Pregiudizio di Stato, quell'Italia a sovranità limitata, il caso Oliverio, l'ex presidente della Regione Calabria in carica dal 9 dicembre 2014 al 15 febbraio 2020. Un viaggio nelle incompiute calabresi, accuse più o meno velate verso chi potrebbe aver rallentato la crescita della regione, impoverendola con il passare degli anni. Due strade parallele, la mancata crescita della Calabria e le vicende giudiziarie dell'ex presidente, strade che alla fine si uniscono con la speranza di conoscere la verità. Sono state due strade, diciamo, che sono state sempre molto legate, perché Oliverio ha vissuto tutta la sua esistenza per rappresentare la Calabria. E il problema è che soprattutto in questi ultimi anni si è amplificato il pregiudizio verso la Calabria, vale a dire che la Calabria viene rappresentata come una regione canaglia. E quindi tutto ciò che nasce, cerca di vivere e vuole partire dalla Calabria parte con un handicap iniziale. Ma senz'altro la realtà è che la Calabria è una regione che ha dei problemi come tutte le parti del mondo, ma viene data più visibilità e più ascolto alla parte problematica. Non parlare tra le righe, essere molto chiari, il problema dell''ndrangheta è vero che c'è, ma non è il carattere distintivo della Calabria. La Calabria è una regione fatta di tantissime persone colte, è una regione che ha una tradizione importante, ci sono imprenditori che hanno delle grandissime imprese e anche piccole imprese che hanno diritto di esistere e che non devono essere necessariamente marchiate con questa sorta di marchio di infamia. Mala giustizia o ingiustizia? Purtroppo mala giustizia. Purtroppo mala giustizia, perché c'è molta mala fede. Mala fede e mala giustizia. Direi che questo qua è il problema più grosso, perché ci sono tanti magistrati che lavorano con grande equilibrio, onestà e con sobrietà, che devono porre rimedio ai disastri, e ripeto disastri, messi in atto da figure che hanno un ego straripante e che si preoccupa più di vedere, di far quadrare i conti e far quadrare più che i conti, far quadrare l'ipotesi accusatoria, che dare spazio a una lettura reale di come stanno le cose.